Salve, oggi prepariamo come primo ingrediente per la mia mogliettina una facile pasta asciutta. Abbiamo delle mezze maniche biologiche, a noi piace questa. Ho già pesato la pasta, l'acqua bolle e non mi resta che buttare la pasta. Come facciamo questa pasta asciutta? Beh, gli ingredienti di oggi sono semplicissimi. E abbiamo un po' di pasta d'acciughe e dei pomodorini già lavati, presi. Cosa c'è di più semplice di questo? Come preparare il sugo? La pasta tra 10 minuti è cotta, allora nel frattempo metto un po' di olio dentro la mia padella, accendo il fuoco. Aspetto un attimo che si riscaldi l'olio e non metto cipolla, aglio, non metto niente. Dopo un pochino ci metto un po' di salsa, di pasta d'acciughe. Cosa c'è di più semplice di così? Cucina semplice è il mio motto. Mettiamo un po' di pasta d'acciughe. Quanta ne vogliamo, dipende da quanto ci piace la pasta d'acciughe. Scaldo un po', nel frattempo l'acqua della pasta riprende il suo bollore, 10 minuti, ricordiamoci, alle 47. Quando la pasta d'acciughe comincia un po' a sciogliersi nell'olio, comincio a preparare i pomodorini. Come li preparo questi pomodorini? In modo molto semplice, prendo uno alla volta, li schiaccio, la parte che mi resta in mano della metà la schiaccio, in modo tale da far uscire il sugo. Abbassiamo un po' il fuoco e così butto dentro tutti i miei pomodorini. Ecco, quanti pomodorini dipende da voi, va a gusto. Tac, vedete, quindi mezzo pomodorino aggiungo intero, che poi eccolo qua. Bene, il sugo è in via di preparazione. La quantità di salsa di pasta d'acciughe, la quantità di pomodorini, naturalmente totalmente a vostra discrezione, non c'è una quantità. Ho finito i miei pomodorini e voilà, buttiamoli a lavare. Alziamo un pochino nuovamente perché si crea un po' di amalgama. Se volete, vedete, potete anche schiacciarli un pochettino i pomodorini. Questo è quasi pronto, qui sta bollendo. Non ci resta che aspettare, ci vediamo verso la fine della cottura. Bene, manca un minuto e mezzo circa alla fine della cottura. Cosa si fa adesso? Si prende un po', mezzo mescolo di acqua di cottura, lo si mette nel nostro padella, si spegne, si scola, una volta scolato si butta nel sugo e si fa continuare e finire la cottura. In questo modo si ha la possibilità di creare una maggiore amalgama tra la pasta e il sugo. Allora, non so se avete notato, ma io non ho messo il sale nell'acqua della pasta. Perché non ho messo il sale? Perché nel sugo c'è la pasta d'acciughe e acqua salata e pasta d'acciughe potrebbe creare un eccessivo livello di salatura. A questo punto faccio una cosa che potrebbe scandalizzare qualcuno e mi dispiace. Cosa vuol dire? Ci metto del formaggio grana. Molta gente dice che il formaggio grana non ci va quando hai acciughe, quando hai gusti di questo genere. Io rispetto tutte le idee, tutti i gusti, però
ragazzi, questa pasta asciutta la faccio per me e per la mia mogliettina, e a noi il formaggio grana piace, non si può farci niente. Quindi, che ne dite, assaggiamo? Ne assaggiamo una? Perfettamente cotta. Adesso ci metto un po' di formaggio grana precedentemente grattugiato, lo metto lì proprio, non molto, ma insomma un po' di formaggio grana, continuo a mescolare, il formaggio grana si amalgama e si scioglie anche un pochettino. Che bontà, un po' di abilità naturalmente, bisogna dimostrazione che non c'è pubblico, anzi ci siete voi, quindi va bene. Una volta che abbiamo mescolato bene, non possiamo fare altro che spegnere il fuoco e servire in tavola. Buon appetito!